Secondo me è casuale. Guarda qua, di casuale, c'è solo il livello della tua fame. Tanto, tantissimo, è enorme. Comunque io non posso credere che lui l'abbia fatto di proposito, va bene? Infatti noi porteremo avanti un'indagine, contatto e astuta. Non dovremo mai comunicargli che noi si sa la verità, che noi siamo a conoscenza del fatto, è chiaro? Però se lui non si presenta, già questa è una missione di colpevolezza. Dolo. Qui siamo in presenza di Dolo. Eh sì, e infatti noi... Ecco, astuta. Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Fabrizio, ciao. Mi porti una spremuta? Non mi sono accorto del tempo che passava. Beh, certo, perché quando ci si diverte il tempo passa che uno non se ne accorge neanche. Ma noi non sappiamo se lui si è divertito. Infatti, perché avrei dovuto divertirmi nel tempo che passava? Ma cosa? Se niente, è diversamente astuto. Ma tu piuttosto. Tu, di bello, da dove mi arrivi di bello? Di bello, da dove, di bello? Dal solito posto, perché? Comunque dal solito posto, Il solito posto, quale sarebbe questo solito posto? Ma vuoi andare, Sherlock Holmes ti fa un baffo a te, un baffo di ma perché lo devo nascondere che ci ha tradito? Come tradito? Bravo, indagine, portare avanti contatto. Bravo. Non lo devo forse dire che ci hai tradito con un altro bar? Schifoso. Ma non è vero. Non è vero. Ma come fate a saperlo che tradito? No, non è impossibile. Non è... Com'ho? L'hai visto? Hai visto che ormai siamo tutti in rete? Che c'è questa rete telematica dei bar sparsa in tutte le città e quindi noi ti abbiamo visto in un altro bar. Dove c'è la rete telematica, casualmente mi sei entrato tu. Guarda Vignola, un po'. Vignola! La ridente cittadina di Vignola! Ovvero lo sperduto borgo dove sei andata ad abitare da anni, che c'è un bolognese che va ad abitare a Vignola. Sì, va bene, d'accordo, adesso qui però non si sta mettendo in discussione dove lui va a abitare. Il problema è che ci ha traditi, che è entrato in un bar di un'altra città, ha ordinato un cappuccino, ha ordinato una brioche per 2 giorni di fila, poi mi è venuto qui a rifare colazione. Questo è doppio gioco, anzi doppio cappuccino. Oh, ma cosa vuol dire rete telematica di bar? Questo è spionaggio, è violazione della privacy. Ah, capito? Non ti riempire la bocca di parole che non ti competono e di cui non sai neanche il significato. Vergognati! Qua si discute il fatto che tu ci hai tradito in maniera bieca e tendenziosa. Soprattutto noi dobbiamo capire se lo vuoi rifare ancora. Certo, noi vogliamo sapere se è stato un tradimento casuale oppure sei davvero perso la testa. Ecco. Lo vedi, questo è l'atteggiamento del colpevole, del pedifrago. Questo è un colpevole, peraltro per niente pentito. Si calmi. Io invece vedo in questo soggetto la classica testa incassata nelle spalle, che è una postura di persona pentita. Ma ecco come siete voi uomini, sempre pronti a giustificare le scappatelle degli amici. Signora, la prego, lasci spazio anche a suo marito. La parola a lei. Ma perdonatemi. È che ho cominciato un nuovo corso. Ma cosa c'entrano adesso i tuoi corsi? Ma non mi faccio l'isterica, si calmi. Si chiama Desdemodena, e se fossero meglio i cappelletti, è il nome del corso. Desdemodena. Me l'hanno consigliato i miei amici di Vignola. I suoi amici di Vignola? Ma sì, quelli che ho conosciuto lì, perché mi devo integrare a Vignola. Allora il corso funziona così, capito? Serve per non essere rispediti nella città di origine se devi entrare nella provincia. Devi disabituarti alle tue abitudini, quelle che ti legavano alla noi città. Noi? E il tuo bar sarebbe un'abitudine? Schifoso. Ma ragazzi, ma io a Vignola ci devo lavorare, ci devo vivere, devo integrarmi nella socialità di Vignola, capito? Come faccio? Sì. Poi io non voglio neanche essere modenese, io voglio essere bolognese. Io a me Tigelle non mi piace neanche, io voglio essere bolognese. Io già ti vedo che comincerai a dire zioppo invece di soccia. No, calma, il nostro amico ha bisogno di un aiuto e noi dobbiamo intervenire. Sì, ma come? Direi immediatamente di proporre una terapia gastronomica, d'urto. A base di fritto misto alla bolognese. Fabrizio, porti un bel piattone, ma abbondante, di fritto misto alla bolognese e 2 belle porzioni grosse di zuppa inglese. Questo tutte le mattine per 15 giorni entro le 8:45, a stomaco vuoto, mi raccomando. Fabrizio, aggiungeresti anche un panino alla mortadella? Ma cosa c'entri tu?